Buonasera cari amici di Nebrodi in campo, appuntamento numero 7 di questa stagione 2017-2018 e ormai siamo nel mese di dicembre, stiamo arrivando alla fine del girone di andata, impazza il mercato e naturalmente immagini e quant'altro in questa ennesima puntata del nostro Nebrodi in campo. Tre ospiti prestigiosissimi e questa sera come al solito faremo il punto sui campionati di promozione e prima categoria con tre ospiti eccellenti. Partiamo subito con le presentazioni e poi ci addentreremo nei temi del campionato di questo primo weekend di dicembre. Passiamo subito alle presentazioni, come abbiamo detto, cominciamo dalla promozione, uno dei centrali difensivi più importanti della formazione della Sant'Angiolese, e con noi stasera Matteo Anfuso. Buonasera, buonasera a tutti. Accanto a lui un tecnico di spessore che sta facendo ottime cose con il suo Profalcone, buonasera Pippo Squadrito. Buonasera. E poi Dulcis in fundo, come dice il suo tecnico, è bello, è intelligente e soprattutto è molto disponibile, questo lo aggiungo io. Abbiamo il responsabile della comunicazione della Sfarandina, Diego Raffaele. Salve, buonasera a tutti. E allora, tre ospiti prestigiosi, li abbiamo presentati, naturalmente cercheremo di spaziare in lungo e in largo con loro, ma prima, come al solito, salutiamo i nostri partners commerciali. La distribuzione supermercato, la qualità e la convenienza a casa tua. Incontra da Filippello, a Sinagra, mangiar bene e vivere sano. Tutto questo all'agriturismo Santa Maria Xilona, nell'omonima contrada. Creperia Nord-Sud, a Brolo e Barcellona Pozzo di Gotto. L'alternativa alla solita routine gastronomica. Concessionaria Renault dei Fratelli Lovano, da 30 anni sul territorio. A Sant'Agata Militello e Capo d'Orlando. Birrificio artigianale Epica, da un'amicizia mitica. Una birra epica, a Sinagra. Nell'area artigianale, in contrada Filippello. Macelleria Cocivera, carne fresca e di prima qualità. Da gustare gli ottimi spiedini. A Raccuia, in via Concetto Marchesi 25. Ristorante e pizzeria La Vecchia Fattoria, di Alessio Scolaro. A Sant'Angelo di Brolo, in via Oreto. Autodemolizione Belvedere. Azienda smaltimento rifiuti speciali. A Capodorlando, in contrada Masseria. Lavori in ferro battuto. Riparazioni e montaggio in alluminio. Tutto questo da Celona Infissi. A Barcellona Pozzo di Gotto, via San Vito 8, Caleg, produzione pellet, il calore dal legno siciliano, in contrada Filippello, a Sinagra, il centro del tuo benessere, lo trovi presso la parafarmacia del centro della dottoressa Fiorella Signorino, a Capodorlando, in piazza Matteotti 7, prodotti tipici dei Nebrodi, genuinità e cortesia, presso l'agriturismo Ponte Due Archi, a Raccuia in contrada Gridà, profumerie Griff, cosmetica, make-up e prodotti per la cura del corpo, in tutte le sedi della provincia, Edil Center, lavorazione ferro e materiale per l'edilizia a San Piero Patti e nel nuovo punto vendita a Patti. Vinci Sport, forniture di abbigliamento e produzione calzature a Sinagra, in contrada Filippello. E allora torniamo subito in studio dopo i soliti saluti ai nostri partners commerciali che naturalmente ringraziamo come al solito sempre più e partiamo subito con i campionati, così andiamo naturalmente a catapultarci in questi campionati e ci addentreremo nei temi con i nostri ospiti in studio. Promozione Girone B, un campionato di promozione come al solito che vede 8 squadre palermitane e 8 squadre messinesi. Purtroppo per le squadre messinesi è stata una settimana amarissima. Due soli pareggi e ben le altre 6 squadre hanno perso. Tutte e 6. Naturalmente cominciamo con la testa del campionato dove il Gangi continua a vincere come al solito. Vince 2-0 contro una messinese, la Stefanese, 2-0 come abbiamo detto con i gol di Patti e Sferruzza nella ripresa. Altra nebroidea che cade in casa è la formazione dell'Iniziativa contro il suo ex tecnico ovvero Ciccio Nardi. Esordio in campionato con vittoria 1-0 di un altro possiamo dire messinese nebroideo calabrese che sigla il gol iniziale per l'1-0 finale. Scorrendo la graduatoria, terza in classifica è il Don Carlo Misilmeri che non va oltre il 2-2 con una messinese, l'Acque Dolcese. Due rigori per la formazione di Emanuele, Pizzuto e Marandano, per la formazione del Don Carlo Misilmeri una doppietta di Albeggiano. Quarta in graduatoria da questa settimana è il Bagheria che è corsaro nella giornata di sabato contro il Protonarella con un gol di Aiello nella ripresa. Stesso discorso a Sinagra, la formazione del Real Finale vince 1-0 nella ripresa con un gol di Longo. A chiudere il quadro il pari interno della Folgore Sant'Agata contro il Città di Gangi, intanto partono le immagini del match di Misilmeri grazie ad Antonino Di Fede di Monday Goal, ci fa vedere i gol che hanno sancito questo
questo pari dell'Acque Dolcese. Dicevamo la Folgore Sant'Agata 1-1 in vantaggio con Parisi, nella ripresa viene rimontata da un gol di Ndiaye. Ed infine poi abbiamo gli ultimi due match in programma, lo 0-0 della Sant'Angiolese in quelle di Lascari, con il Lascari come al solito quinto pari interno su 7 disputate, addirittura non un risultato utile consecutivo. Ed infine dicevamo il Gioiosa che cade sotto i colpi del Villabate, 4-1, 2-1 nel primo tempo, Tummarello, Velardi e Sidoti, nella ripresa Flau e Gnoffo su rigore per il definitivo 4-1. E quindi da quanto è emerso in questo fine settimana è sempre un torneo interessante, sì, in testa, con le prime quattro posizioni, dicevamo, appannaggio delle squadre palermitane, con le messinesi subito dietro, e tra queste c'è l'iniziativa che, come abbiamo detto, dopo un novembre splendido di quattro vittorie, c'è la Sant'Angiolese del nostro Matteo Anfuso, che è riuscita insieme con l'Acque Dolcese a racimolare qualche punto in questo turno, un turno importante. Una Sant'Angiolese che più volte abbiamo detto è un po' mancata tra le messinesi di questo torneo, ma pian piano è rimasta lì aggrappata e c'è un girone di ritorno da disputare, quindi tutto è possibile per questa squadra, Matteo. Una squadra che rispetto allo scorso anno è molto più presenta molti ottimi giocatori, però non riuscite a spiccare il volo. Sì, la squadra è cambiata molto, quindi come spesso accade quando cambi molto non è facile subito inquadrare la situazione, diciamo. Però ci stiamo riprendendo, infatti domenica a Lascari, un campo difficilissimo, non perde in casa non so quanto tempo, forse da un anno, abbiamo pareggiato e forse meritavamo qualcosa in più. Speriamo che cominciare meglio, diciamo, il girone di ritorno. Ora manca qualche gara, però siete, come vediamo dalla grafica, subito dietro alle quattro palermitane che sono prime, e naturalmente vedete che ci sono iniziativa Sant'Angiolese a 20 e 19 l'Acque Dolcese, quindi tutto sommato ancora per il discorso degli eventuali playoff, un aggancio playoff, ci possiamo stare. Mister, un campionato che vede queste due palermitane, il Gangi e il Geraci, che vanno come un treno, probabilmente ora con il mercato potrebbero esserci degli sviluppi importantissimi, e quindi è importante il discorso mercato in questo periodo per queste due squadre che vorranno continuare fino alla fine. Sì, sicuramente cercheranno di rafforzare magari la rosa, cioè magari il mister e la società stanno cercando di valutare dove cercare di magari di intervenire in qualche reparto. Sicuramente saranno società che sono attrezzate per vincere il campionato e faranno di tutto sicuramente nel mercato. Ormai sono sicuramente una realtà di questo campionato. Diego, un campionato che vede queste Nebrodee un po' in difficoltà, però c'è ancora tempo e tutto è possibile. Il Sinagra magari non è riuscito a continuare nel trend di ottimi risultati che aveva fatto nelle ultime settimane, ed anche l'iniziativa veniva da un novembre ottimo, però ci può stare una battuta d'arresto. No, per quanto riguarda il Sinagra sono sicuro che riuscirà a salvarsi. Conosciamo l'ambiente, conosciamo i giocatori, mister, dirigenza. Hanno un ottimo gruppo e anche qui riusciranno tranquillamente. E io penso anche che la Sant'Angiolese è partita, diciamo, piano piano, però ha il valore della squadra, veramente un'ottima squadra, e riuscirà a entrare nella zona playoff sicuramente. Come più volte abbiamo detto anche con il direttore sportivo Sidoti, ci vorrà magari qualche settimana in più per concludere il rodaggio, e poi sicuramente la Sant'Angiolese sarà come al solito una protagonista. Intanto una notizia: il Protonarella, dopo la sconfitta in casa, non ha più in sella il tecnico Monforte, che si è dimesso. Quasi sicuramente, ormai manca solo la firma ufficiale, ma probabilmente ci sarà in queste ore, mister Cataldi sarà in sella alla formazione del Protonarella per cercare naturalmente di risollevare le sorti di questa formazione, che è una neopromossa di questo campionato e che naturalmente sta zoppicando un po' in questo campionato. Passiamo subito alle immagini, abbiamo due servizi, naturalmente si parte dal Barone Salleo con la vittoria del Real finale, per poi proseguire con il Comunale di San Piero Patti, iniziativa Geraci. Il Sinagra non riesce a calare il trisi di vittorie consecutive e cede l'intera posta in palio per la terza volta in stagione al Barone Salleo agli uomini di Cinque Grani, che tornano alla vittoria dopo sei turni di astinenza. Peccato, perché come al solito gli uomini di Sardo Infirri hanno ben giocato la prima frazione per poi essere puniti con una bella giocata degli avversari.
Il bomber Zingales prova a siglare il sesto gol consecutivo al minuto 10, ma su assistenza di Liuzzo colpisce il montante e si rimane sul punteggio di 0-0. Fulmineo capovolgimento di fronte e liberto da ghiottissima posizione, non calcia a rete e serve in modo errato di Cara, divorandosi la palla gol facilissimo. Le redini del gioco li conducono i padroni di casa, che al 20° sembrano vicinissimi al vantaggio. Liuzzo lancia Zingales in campo aperto, il numero 10 salta pure fiducia, ma sulla linea di porta Lima respinge la palla negandogli il vantaggio. Vantaggio che non arriva nemmeno al 24°, quando Liuzzo dalla sinistra prova ad entrare in area e calciare con palla alta sulla traversa. L'inesauribile numero 11 ci prova ancora prima della fine della prima frazione, stavolta da distanza proibitiva, ma con il medesimo risultato, ovvero palla fuori dallo specchio della porta madonita. Alla ripresa delle ostilità, il barone Salleo viene gelato dopo appena 3 giri d'orologio. Dalla sinistra, Capitan Longo sfrutta la battuta a sorpresa di una punizione di Lobianco e trova una velenosa conclusione che si insacca alle spalle di Bonfiglio, portando in vantaggio il Real Finale. Ospiti che provano a raddoppiare con Di Cara, ben servito dalla sventagliata di Longo, ma con tiro fuori dallo specchio della porta. Sardo Infirri si affida a nuove forze fresche per dare brio e vivacità alla manovra sinagrese. Al 71° ci prova di testa Zingales su tiro dalla bandierina, facile la parata di fiducia. All'81° la palla del pari capita sui piedi di Liuzzo, che in aria si vede murata la conclusione a rete da una maglia rosso-blu. Il nuovo entrato Brucale prova a lasciare il segno e all'85° indirizza in porta un servizio di Liuzzo con palla larga. Forcing asfissiante dei locali che tentano la via del pari con Gaudio su palla inattiva, da favorevole posizione, ma sfera che finisce alta sulla traversa. Bucale nel recupero prova ad allargare per la corrente Tranchita, che dalla sinistra calcia a rete con palla alta sulla traversa. Le residue speranze di pervenire al pari si spengono al 94°, quando un Margot pescato in aria da Zingales viene anticipato in angolo da Brucarino. Finisce dopo 6 di recupero il match del barone Salleo, con i padroni di casa che devono inchinarsi agli avversari, che hanno capitalizzato al meglio l'unica occasione capitatagli nell'arco dei 90 minuti di gioco. Bisognerà dimenticare in fretta questo passo falso e concentrarsi subito sul prossimo impegno, delicato in trasferta contro l'Acque Dolcese di Emanuele. A volte ritornano e fanno male. Strano il destino che ha messo di fronte l'iniziativa, reduce da 4 vittorie consecutive, e il Geraci di Francesco Nardi, ex tecnico sanpietrino, che ha trascorso 2 anni splendidi all'interno dell'ambiente giallorosso. Alla fine ha vinto il secondo, che in appena 2 gare, in sella al sodalizio madonita, ha già passato il turno di coppa ed è espugnato proprio oggi il comunale di San Piero Patti. Partono bene i granata palermitani e dal primo affondo bucano la rete di Giutter. Tarantino penetra sull'out di destra e pesca in aria Calabrese, bomber che si libera della marcatura di Bongiovanni e batte l'estremo di casa sbloccando la contesa. Immediata la reazione locale con Leone dalla distanza, facile la presa per Capitan Fagone. Calabrese prova a sfruttare una verticalizzazione di Tarantino al 25°, ma la sua conclusione non soletica Giutteri, attaccante ex Castelbuono che non trova la doppietta personale nemmeno al 32°, quando riceve un assist al bacio di Venuti e di testa non inquadra lo specchio della porta. Gli uomini di Palmeri tentano la reazione sul finale di primo tempo con i 2 esterni d'attacco. Prima Serio prova a sfruttare una palla di Florio, anticipa l'avversario ma non trova la porta e qualche minuto più tardi l'alto esterno Adamo si gira bene in aria ma non c'entra il bersaglio. Il tempo si chiude con la punizione di Calabrese alle stelle allo scoccare del minuto 45. La ripresa delle ostilità non ha deliziato il poco pubblico infreddolito nell'impianto sanpietrino. La vice capolista ha provato a controllare la gara senza impensierire l'estremo di casa. Giallorossi che non hanno sfruttato al 55° un colpo di testa di Masi, facilmente controllato da Fagone, un tiro di Serio con mira sbilenca intorno al minuto 80 e in pieno recupero nemmeno con la palla inattiva di Leone, che ha attraversato tutta l'area senza l'intervento di nessun compagno. Al triplice fischio gioia contenuta per il Geraci, che bissa la vittoria di 15 giorni or sono a Villa Abate ed è già proiettata con la mente al big match di domenica tra le mura amiche col Gangi capolista a più 5 proprio sugli uomini di Nardi. Battuta d'arresto che non pregiudica l'ottimo momento della compagine di Palmeri, che insieme ai suoi ragazzi tornerà a sfidare il suo splendido passato, ovvero la Sant'Angiolese, entrambe appaiate in 5ª posizione. Che strano destino ancora una volta.
Che sarà un destino ancora una volta, caro Matteo, e ritornerà a Palmeri a Sant'Angelo. Tu non lo hai avuto perché sei stato con il tuo attuale tecnico, ovvero Ioppolo, a Sinagra, e sicuramente si prospetta un turno importante. È sempre un derby e due squadre in salute, sarà importante approcciare bene il match. Sì, diciamo, un derby, come si dice, è sempre un derby. In più il mister è stato tanti anni a Sant'Angelo, quindi la cosa è molto sentita. Noi siamo in ripresa, secondo me, e dopo sono fiducioso perché sta rientrando il bomber Gullà, che da un brutto infortunio è mancato, quindi domenica probabile titolare, quindi sono fiducioso. Sarà un match importantissimo, come lo sono stati. Ti volevo chiedere, il Gangi ancora lo affronterete nell'ultima giornata, però il Geraci l'avete affrontato due volte. L'avete affrontato la prima volta in campionato e effettivamente io ero lì sugli spalti e avete fatto la partita perfetta e loro probabilmente sono rimasti al casello di Brolo sicuramente. Purtroppo in Coppa non è andato allo stesso modo. È un Geraci che ha qualcosa in più del Gangi, anche se ha 5 punti in meno, o secondo te sarà molto difficile per gli uomini di Ciccio Nardi riuscire a ribaltare l'attuale graduatoria? Guarda, come dicevi tu, il Gangi ancora non l'abbiamo visto, però ho visto qualche immagine, ho letto qualche nome, sono forti. Però secondo me il Geraci, anche se 5 punti dietro, ha qualcosa in più. L'abbiamo affrontato 3 volte, una volta, come dici tu, abbiamo fatto una gran partita, la seconda un buon pareggio in casa, la terza fino al 90esimo abbiamo fatto l'ennesima partita della vita, dopo un po' per sfortuna, un po' per colpa arbitrari non siamo riusciti a passare il turno, però secondo me il Geraci è ancora la favorita per la vittoria del campionato. Nonostante i 5 punti in meno. Mister Squadrito, quando uno ha un roster così importante con calciatori che probabilmente non c'entrano nulla, diciamo così, con la categoria, è molto più difficile stimolarli oppure è solo un problema di amalgamarsi e poi magari tutto vien da sé? Beh, certo, avere in una squadra, in un gruppo calciatori di categorie è sempre un vantaggio. Però la cosa più importante, secondo me, è cercare sempre di formare un bel gruppo. E io volevo spendere qualche parolina sul Pro Tornarella, che è una squadra del mio paese. E onestamente sono un po' rammaricato, dispiaciuto per la situazione in cui si trova il Tornarella. Io conosco tutta la dirigenza, il presidente, e effettivamente stanno facendo dei grossissimi sacrifici. Sai, quando non hai a disposizione il campo di gioco, in questo momento giocano a Falcone. Vengono, sono dei nomadi, possiamo sì, dire. Sì, vanno un po' vagabondando, come si dice, vagabondando di qua e di là. Si allenano a Barcellona, ogni tanto ci cercano fuori anche a noi, si allenano insieme a noi. E non è semplice per l'allenatore, per i giocatori, non è semplice. Però una cosa positiva di questa società è che è una società solida, dove ci sono persone veramente che danno tutto per la squadra. E poi nella squadra ho visto quello che potevano darci, ci sono tantissimi giovani. E questo secondo me è il progetto che alla fine magari darà i suoi frutti sicuramente. Infatti, mister Cataldi è arrivato in sella, ho parlato con qualcuno della dirigenza, mi hanno detto che ci credono tantissimo e soprattutto, cari tifosi del Pro Tornarella, attendetevi qualche colpo importantissimo, perché alle viste sta per arrivare qualche giocatore importante insieme al nuovo corso, quindi ancora non c'è l'ufficialità, però si sta muovendo il Pro Tornarella come si sono mosse altre squadre. Anche il Gioioso ha preso già Scarpaci e Buda, sono andati via Mandanici, Masi, Rappazzo e Siracusa, però naturalmente ancora tutto è possibile. Il Sinagra probabilmente sono andati via Fantino e Lionetto, è arrivato già a Siracusana e probabilmente arriverà un esterno, e soprattutto anche la Stefanese, che non vive un ottimo momento tra le messinesi, è arrivato già Gracco da qualche settimana, ha firmato Barberi, quindi si stanno naturalmente rinforzando tutte le squadre, perché è importantissimo che questa categoria per le squadre messinesi. Tra l'altro ad Acque Dolci, nella sponda acquedolcese, sono già arrivati e hanno già fatto il loro ingresso in campo Olivieri, soprattutto il bomber Marandano, che è andato in rete. Acque Dolcese Sinagra, Città di Gangi Don Carlo Misilmeri, Geraci Gangi, naturalmente il big match tra la seconda e la prima, Polisportiva Gioiosa Lascari, Real Finale Pro Tornarella, Sant'Angiolese Iniziativa, l'abbiamo già detto, altro derby Stefanese Folgore Sant'Agata e Villa Abate Bagheria con Calabrese, che ha fatto 13 gol per il bomber gioiosano del Geraci. Trasferiamoci subito sull'altro torneo, ovvero il campionato di promozione Girone C, dove qui hanno fatto la voce grossa le squadre messinesi. Infatti se parte
nella grafica, c'è sempre la Ionica prima in classifica, che è riuscito con un pocherissimo a sbarazzarsi del Messina Sud, ormai in caduta libera. Monaco, Aricò, San Filippo, Marchiapava e Galletta gli autori dei gol di questa squadra. Seconda in graduatoria è la Tirrenia insieme al Terme Vidiatore, entrambe vittoriose. La Tirrenia ha vinto sabato 2-0 con un gol per tempo contro il Giardini Naxos, un autogol di Stracuzzi e un gol di Admir, mentre il Terme Vigliatore è stato corsaro in quel di Aci Sant'Antonio con un gol di Alizzi. Quarta in graduatoria è il Gescal con lo Sporting Via Grande. Il Gescal ha vinto sabato contro il Torregrotta 2-1, Mangano e Gazzetta per la formazione di casa, Manzella per il Torregrotta. 0-0 invece per lo Sporting Via Grande contro il Real Rometta. Altre gare di giornata, continua il momento d'oro del Lineri in Mister Bianco alla quarta vittoria consecutiva, piega la Messana 2-1, Morabito e Bruno per i catanesi, la Rocca per la Messana. Ed infine il Meridi del Nuovo Corso non riesce a bissare la vittoria della settimana scorsa in trasferta, infatti perde tra le mura amiche contro l'Atletico Fiumefreddo, al gol di Mastroeni su rigore per la formazione di Miceli, Arrabito e Garozzo chiudono il match per il Fiumefreddo. Ancora una vittoria catanese, quella della città di Mascalucia in esterno contro lo Sporting Trecastagni. Tenerelli e Palma riescono a piegare la formazione del Trecastagni, che ormai è alla sesta sconfitta consecutiva, addirittura non vince da 8 gare. Ma come dicevamo, qui è più equilibrato, l'abbiamo più volte detto, e soprattutto è una settimana che sorride alle messinesi, con la Ionica, la Tirrenia e il Terme Vigliatore che sono in vetta alla graduatoria, e lo Sporting Via Grande che aveva iniziato bene, però pian pianino la formazione si sta un po' arenando, secondo pari esterno consecutivo, soprattutto non vince dai 5 gare. Mister Squadrito, se abbiamo parlato del Tonarella, anche il Terme Vigliatore in grande spolvero, e il presidente Barresi è sempre più convinto che lotteranno fino alla fine, perché c'è il gruppo, ci sono i giocatori e ci sono tutte le possibilità per far bene. Sì, il presidente Barresi è un presidente carismatico, è un presidente che cerca di trasmettere sempre entusiasmo all'interno di un gruppo. E sì, Terme Vigliatore secondo me è attrezzato anche per vincere il campionato. Anche la Tirrenia. La Tirrenia è una squadra, ci sono ottimi giocatori, di cui c'è il centrale, che per me è sicuramente il miglior centrale di queste categorie, Spilzai. Che ha dato assegno proprio in questa settimana. Dato assegno, questo non lo sapevo, mi fa piacere e lo voglio anche salutare. Sì, sicuramente sono società che sono attrezzate, secondo me, per vincere il campionato. E infatti, ho l'impressione che in questo torneo, dipende rispetto a quello vostro, è un po' più equilibrato, e forse il predominio delle messinesi potrebbe alla fine prevalere sulle squadre catanesi, Matteo. Diciamo che la classifica parla chiaro, è molto equilibrato. Io tifo per il Terme Vigliatore, diciamo. Per? Il Terme Vigliatore. Ah, Terme Vigliatore. Beh, sicuramente siamo... qualche amico. Infatti, quindi a maggior ragione. Naturalmente tutte le squadre messinesi, però quelle che sono più vicine a noi. Nel vostro torneo dobbiamo tifare per tutte, perché sono tutte nei Proidei, quindi c'è l'imbarazzo della scelta. Però fate voi. In questo torneo di promozione naturalmente siamo più vicini alle nostre squadre, e naturalmente ci stanno dando, tra virgolette, delle soddisfazioni, certo, perché sì, sarà importante. Tra le altre cose, settimana prossima c'è Terme Tirrenia, quindi pensate un po', un calendario, sarà una settimana importantissima in tutti i tornei. Andiamo a vedere gli amici, naturalmente, come ha detto Matteo Anfuso, del Terme Vigliatore, che sono andati ad espugnare il campo dell'Aci Sant'Antonio, grazie come al solito a Caggigi e a Munafò. Stavolta il salto di qualità c'è stato, il Terme Vigliatore vince in trasferta dopo più di un mese e lo fa con una prova di grande personalità su un campo difficile contro un Aci Sant'Antonio in salute che in casa aveva perso una sola volta, e contro la prima della classe, la Ionica. È stata più che mai la vittoria del collettivo, un successo che permette ai giallo-rosso-verdi del presidente Barresi di rimanere a 2 sole lunghezze dalla vetta. Contro la formazione catanese il Terme approccia bene alla gara, sfiorando subito il gol del vantaggio con Benenati, il cui colpo di testa trova però il salvataggio sulla linea di porta di Cordova. L'Aci Sant'Antonio non sta a guardare. Al 15° Cordova su punizione costringe Figara agli straordinari, mentre 5 minuti dopo Sinito con un cross dalla destra per poco non trova la rete.
Nella ripresa, dopo due conclusioni dei padroni di casa operate da Ligandri prima e Cordova poi, ma prontamente sventate dall'attento Figara, il Terme viene fuori al 70esimo. Solo una super parata di Ravasco nega ad Alizzi la gioia del vantaggio. Vantaggio che i termali però trovano 9 minuti dopo, quando Danna verticalizza per Genovese, che dal fondo pennella per la testa di Alizzi, che stavolta non sbaglia, facendo così ACI Sant'Antonio 0 Terme Vigliatore 1. Per l'attaccante giallo-rosso-verde il secondo sigillo in campionato. Il gol galvanizza il Terme, che all'84esimo potrebbe chiudere la pratica catanese, ma il tiro di Bartuccio viene respinto da Ravasco. Poi nel finale di gara l'ACI Sant'Antonio spinge alla ricerca del pareggio, con Ligandri che all'87esimo centra in pieno la traversa e Cordova che su punizione dal limite dell'area allo scadere sfiora di poco il palo. L'1-0 finale consegna di fatto al Terme Vigliatore la nona vittoria, quarta esterna in campionato e il punto numero 29, che proietta la compagine di Peppe Lizzi al secondo posto in classifica in compagnia della Tirrenia. Tirrenia che proprio domenica sarà di scena al Comunale Italia 90 di Terme Vigliatore per quello che sarà il big match della 14ª giornata di promozione Girone C. Ed anche Paolo Munafoci l'ha ricordato che ci sarà questo big match dove ci saranno tanti calciatori importanti. Abbiamo parlato di Ademir in difesa, ma in avanti c'è il capocannoniere del campionato, ovvero Genovese, che ha siglato 11 gol. C'è anche Lucio Ruggeri, che è un altro bomber in grande spolvero. Naturalmente sarà un match da non perdere all'Italia 90. Atletico Fiumefreddo Sporting Trecastagni, Giardini Gescal, Messana Ionica, Messina Sud Meri, Real Rometta Città di Mascalucia, Via Grande AC Sant'Antonio, dicevamo Terme Tirrenia e Torre Grotta Lineri Mister Bianco, quindi sarà un turno importantissimo, il penultimo prima del giro di Boa, e naturalmente ci sarà l'ultima settimana di mercato e ci saranno delle squadre che probabilmente magari si rinforzeranno. Speriamo però che gli equilibri che si sono avverati, diciamo, in questo periodo possano essere portati fino alla fine con le nostre messinesi, che possono trionfare e sbarcare nel campionato di eccellenza. Noi invece tra non molto sbarcheremo nei campionati di prima categoria, ma prima stop pubblicitario. L'agriturismo Santa Maria Xilona, situato a Sinagra nell'omonima contrada, è il luogo ideale per festeggiare ogni tua ricorrenza nell'ampia sala ricevimenti, con menù personalizzati ed offerte speciali per matrimoni. Oppure soggiornare nelle confortevoli camere della struttura e gustare le prelibatezze dei Nebrodi nel ristorante pizzeria gestito da Sandro, Vincenzo e Irina. Prenota subito. Goditi la natura, la cucina e il caldo sole di Sicilia nel cuore dei Nebrodi, immerso nel verde. A Sinagra, Agriturismo Santa Maria Xilona. Nord Sud è la creperia per eccellenza. È l'alternativa alla classica gastronomia e ristorazione con prodotti di alta qualità. Le galette salate, le crepe dolci, le giuffre salate e i waffle dolci, i blinis, i pancake ed ancora super panini ed insalatone spettacolari. Un servizio impeccabile e sempre cortese, con tanta dolcezza e gentilezza. Vi aspettiamo a Brolo sul Lungomare Rizzo e a Barcellona in Piazza San Giovanni. Creperie Nord Sud, diffidate dalle imitazioni. Renault Fratelli Lovano, da oltre 30 anni al vostro servizio. Vendita, assistenza e ricambi, officina autorizzata Renault e Dacia. Troverete l'usato di tutte le marche aziendale e a chilometro zero. Renault Fratelli Lovano è anche centro revisione auto e moto e soccorso stradale H24. Venite a scoprire le nostre promozioni, garanzia, sconti, incentivi e finanziamenti a tassi imbattibili. Dimenticavo, ci trovate a Capodorlando nel nuovo Renault Store in via Consolare Antica 648B e a Sant'Agata di Militello in via Vallone Post. Torniamo in studio dopo aver salutato ancora una volta i nostri partner commerciali. Ne abbiamo per tutti i gusti, come abbiamo visto, pizze, pub, naturalmente macchine da comprare. Naturalmente i nostri partner commerciali sono di vario tipo. Catapultiamoci nei campionati di prima categoria, girone C e girone D. Cominciamo col nostro girone, possiamo dire quello nebroideo, tutto nebroideo, che vede da questa settimana una sola squadra in vetta. Infatti si sdoppia la coppia di testa e la Sfarandina rimane prima in graduatoria, perché riesce ad espugnare il Santa Barbara. Nella ripresa Salpietro e Salvatore Praticò, nuovo capocannoniere di questo raggruppamento, piegano la formazione di Papa 2-0, e naturalmente ne parleremo col nostro ospite Diego Raffaele, perché il Rocca di Caprileone nel match che sembrava sulla carta già scritto non riesce ad andare oltre l'1-1 contro la formazione dell'Orlandina, che non veniva da un ottimo periodo. Addirittura in vantaggio gli uomini di Curasì con Incognito, ci ha pensato alla fine Onofaro con un caso
calcio di rigore per l'1-1 definitivo. Subito dietro l'Acque Dolci pareggia con la Torrenovese 1-1, va in vantaggio nel primo tempo la Torrenovese con Gioitta, un altro rigore quello di Iuculano nella ripresa dall'1-1 alla formazione di Calogero Armeli. Pari anche per il San Fratello contro il Pettineo, 2-2 in vantaggio la formazione di Vaccaro con Dragotto, nella ripresa poi segna Scimone e soprattutto due reti di Nicosia che subito dietro ha praticato con 6 gol in graduatoria. Un Pettineo al quinto pari esterno consecutivo su 5 gare, addirittura settimo su 9 disputate e soprattutto è l'unica imbattuta di questo raggruppamento. Nell'anticipo del sabato il San Basilio vince 3-0 sul campo di Brolo con la Futura. Nella ripresa Eric Campisi, Frisenda e Denis Serio danno altri punti preziosi alla formazione di Galati. Tornando ancora alle gare di domenica, due vittorie quelle della Castelluccese con il Due Torri, un Due Torri che nonostante l'avvento di Pippo Perdigucci non riesce ad invertire la rotta, seconda sconfitta consecutiva con Perdigucci ma soprattutto quinta sconfitta consecutiva e in campo non ha mai vinto in questo campionato, ha fatto due soli pareggi, ha vinto una gara solo diciamo a tavolino. In questo caso finisce 2-0, nella ripresa un rigore di Viglianti e Santo Rinaldi danno punti preziosi alla formazione di Randazzo. Ultimo match, il poker dell'Umbertina, l'altra squadra brolese, ovvero la 3S Calcio. 2-0 nel primo tempo, Salvatore Franchina e Maniaci, nella ripresa una doppietta di Montalbano per il 4-0 finale e una Umbertina che rimane avvinghiata al gruppone delle squadre che inseguono la capolista di questo girone. Naturalmente non ci credono nemmeno loro, nel senso che è tutto un sogno come mi dicono, però naturalmente non vogliono svegliarsi perché è una bella stagione e soprattutto c'è, lo diciamo tantissime volte, c'è l'unità d'intenti di tutte le componenti e quindi vietato svegliarsi o no, Diego? Hai detto benissimo, noi abbiamo vinto questo campionato mettendo dei punti, diciamo salviamoci e facciamo un bel campionato. Adesso ci troviamo lì sopra, siamo in ballo e balliamo, puntiamo a vincere non tutte ma quasi tutte le partite e a fine campionato tireremo le somme. Il tuo mister, dico, tu non sei un giocatore, ma il mister Cottone mi ha detto questo: noi non dobbiamo vincere il campionato, però dobbiamo vincere tutte le partite. Diciamo sono due cose che sono due rette che prima o poi si incroceranno, però vediamo, ancora il campionato è lungo, sappiamo che ci sono delle compagini molto forti, molto attrezzate per questo campionato di prima categoria, però noi è da adesso da oltre 10 anni che facciamo la prima categoria, tutte le componenti hanno una grandissima esperienza, io sono al primo, secondo anno in questa veste, diciamo. Però, ripeto, noi ci siamo, diremo la nostra fino alla fine. Quanto è importante, mister Squadrito, per tornare al discorso che ti ho fatto poco fa, dei grandi giocatori, in questa squadra rispetto magari a Rocca, all'Acque Dolci che ha acquistato Jack Bontempo e Carlo Aiello che fino a 2 settimane fa giocavano in eccellenza o quantomeno facevano parte della rosa, quanto è importante il gruppo e avere giocatori, diciamo così, non di spicco, ma non perché non sono degli ottimi giocatori? Può aiutare tantissimo, come a volte dico io, la spensieratezza di non dover vincere a tutti i costi? Sì, io come ho detto poco fa è sempre bello avere giocatori di categorie, però io conosco il mister Cottone, è una persona, un mister preparato, un mister veramente che ho avuto modo di conoscere e sa il fatto suo, infatti qualsiasi squadra ha allenato ha fatto sempre bene. Certo, avere giocatori importanti e poi metterci accanto dei giovani, soprattutto giovani, che hanno voglia veramente di emergere, hanno voglia di far bene, è sempre un vantaggio. E poi ci sono partite che magari c'è quello che è forte, diciamo, di categoria e ti inventa il gol e ti fa vincere la partita, però sempre in contesto, in una società, in una squadra ci vogliono sia quelli di una certa esperienza e anche quei giovani che magari danno, che corrono, perché nel campo si deve correre. E infatti c'è avanti la Sfarandina, Matteo, subito dietro c'è Rocca, ma l'Acque Dolci ha fatto una campagna acquisti faraonica fino ad ora. Bontempo e Adaiello, e probabilmente mi dicevano che, lo aveva detto anche mister Almeri, cercheranno un attaccante. Ci credono anche loro, nonostante abbiano 5 punti di distacco dalla prima? Sicuramente il campionato di prima, uno dei più forti degli ultimi anni, l'Acque Dolcese farebbe la sua figura in promozione, secondo me. Quindi questo rafforza ancora di più il primo posto della Sfarandina, anzi complimenti.
Però, come diceva il mister, secondo me quando prendi giocatori di categoria superiore la cosa più difficile è calarsi nella realtà. Cioè, se non ti cali nella realtà rischi di fare brutte figure. E quando hai uno spogliatoio pulito e unito come la Sfarandina, invece hai buone probabilità di fare grandi prestazioni. Infatti, qualche tecnico, non vi dico il nome perché naturalmente io in questo periodo ho fatto il mio classico stalking telefonico per avere più notizie possibile riguardo alla sessione di mercato. Qualcuno mi ha detto: mi accontento di avere i miei, perché magari avere dei calciatori che naturalmente sono grandissimi calciatori, però poi magari nel nostro contesto non potrebbero far parte del nostro progetto, è meglio rimanere con i nostri. Naturalmente voi penso che non abbiate problemi di mercato, ci sarà qualche piccolo movimento, state bene per come siete? Stiamo bene, siamo vigili, cercheremo qualche pedina, se c'è bene, se no continuiamo così. Abbiamo una rosa di 26 ed oltre giocatori, quindi... Siete a posto, siete. Potete fare pure la Champions addirittura con 26. Andiamo a vedere che cosa è successo a Cefalù, perché più di una volta quando ci siamo visti in questa trasmissione vi ho detto: abbiamo le immagini della Sfarandina grazie a Diego Raffaele, e lui proprio che ci dà una mano d'aiuto, per questo ho detto che è abbastanza disponibile. Invece in questa settimana la Sfarandina è andata in trasferta a Cefalù e grazie a Geraci e Volo abbiamo il servizio della capolista Sfarandina, e poi a seguire naturalmente Masitto con il mio audio ci presenta il match tra Rocca di Capoleone e Orlandina. Per voi. La capolista Sfarandina, accompagnata da un nutrito gruppo di tifosi, si presenta al campo Santa Barbara per mantenere la testa della classifica. Il Sant'Ambrogio cerca di allungare la striscia positiva di 4 giornate. C'è il sole, ma la temperatura è molto rigida. Fumogeni sulla tribuna. Inizia la partita, vediamo le azioni più interessanti di questo incontro che si presenta molto interessante. La prima occasione è per la squadra della Sfarandina. C'è una brutta uscita di Guizzuzza, Russo si trova alla porta spalancata ma tira alto sopra la traversa. Al 10° minuto Moccero ci prova da lontano ma il tiro non ha successo. L'inizio è buono per la Sfarandina, c'è un'azione di Praticò al limite al vertice sinistro dell'area, tiro e grande parata di Guizzuzza in calcio d'angolo. 2 minuti dopo, al 16° azione fotocopia della precedente con Praticò che dallo stesso punto tira il tiro, stavolta un po' rasoterra, ma sempre Guizzuzza manda in calcio d'angolo. Passiamo al 17°, lunghissimo rilancio del portiere Guizzuzza, la palla va in avanti verso Moccero il quale supera in velocità l'avversario, tira in diagonale, il portiere Galati para. 25°, punizione per il Sant'Ambrogio, Papa serve incognito il quale entra in area e tira un gran tiro di sinistro e il portiere si salva. 30° minuto, Moccero entra in area, non trova il momento per il tiro, la palla arriva verso incognito il quale tira debolmente e sfuma l'azione per il Cefalù. 41°, grandissima occasione per il Sant'Ambrogio, Moccero di sinistro, portiere battuto, la palla colpisce il palo e va fuori. Finisce il primo tempo, le squadre vanno negli spogliatoi con il risultato di 0-0. Le squadre rientrano in campo, la squadra della Sfarandina effettua due cambi, al posto di Monastra e Carcione entrano Pruiti e Panzarella. Al 2° minuto è Salpietro, ben lanciato in avanti, limite dell'area, tiro di destra, la palla sfiora il palo. Al 4° minuto si rompe l'equilibrio, la Sfarandina va in vantaggio, c'è un brutto intervento di Aiello, la palla a Praticò che lancia Salpietro verticale in avanti, entra dentro l'area e batte il portiere Guizzuzza. 4° minuto del 2° tempo, Sfarandina in vantaggio, vediamo l'entusiasmo da parte di tutti i tifosi della Sfarandina. C'è la reazione del Sant'Ambrogio, prima con un calcio di punizione di incognito che fa la barba alla traversa. Poi al 12° c'è un tiro di Moccero dal limite dell'area, il portiere Galati si distende e devia, riprende la respinta biondo, di nuovo Galati in calcio d'angolo. Vicino alla mezz'ora c'è una girandola di cambi dall'una e dall'altra parte della squadra. E al 30° su un cross dalla sinistra Davola, che era entrato da pochissimo, colpisce di testa e distinto respinge Galati. Al 35° il raddoppio della Sfarandina, è Lombardo che fa un cross dalla destra e arriva Praticò che da difficile posizione mette la palla dentro. È il 2-0 a favore della Sfarandina.
41esimo, buona occasione per la Sfarandina con Pruiti che tira ma Guglius è in uscita, ribatte. Il Sant'Ambrogio cerca la rete della bandiera, c'è un tiro di Moccio e il portiere Galati devia. La Sfarandina vince a Cefalù contro il Sant'Ambrogio per 2-0 e con questa vittoria rimane da sola in testa alla classifica. Bella la partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre. La squadra della Sfarandina e i tifosi festeggiano per la vittoria. Ma oggi la squadra del Sant'Ambrogio è uscita dal campo a testa alta perché ha saputo controbattere contro la capolista che è una delle pretendenti alla vittoria finale del campionato. Si gioca per la storia, per il blasone, per i ricordi al comunale di Rocca. US di Rocca Capileone Orlandina 1944, due sodalizi che affrontano in questa stagione il campionato di prima categoria tutto nebroideo. Derby sentitissimo che sulla carta non dovrebbe lasciare scampo ai paladini, reduci da tre sconfitte consecutive, 5 nelle 7 disputate. In salute il Rocca che non concede nulla in casa agli avversari, 4 match, altrettante vittorie. Partono forte i ragazzi di Lombardo e dal quarto sfiorano il vantaggio con Di Gian Domenico, che in aria non riesce a trafiggere il debuttante in maglia paladina Lionetto. Al 26esimo Onofaro riprende una ribattuta della difesa orlandina sugli sviluppi di corner, ma non c'entra il bersaglio. Numero 10 che sforna assist in sequenza per i compagni. Al 28esimo sempre dalla destra palla per Milie in aria, debole il tiro dell'esterno stefanese. 32esimo, ancora dalla destra, invito a nozze per la testa di Protopapa che alza troppo la mira. Infine al minuto 37, schema su punizione con Di Gian Domenico alla conclusione, respinta dall'estremo paladino sui piedi proprio di Protopapa in chiara posizione di offside. La ripresa si apre con la compagine ospite che al primo affondo beffa la difesa caprilonese e si porta in vantaggio. Imbucata chirurgica di Capitan Mantegna per incognito e tiro che batte Caruso portando in vantaggio l'Orlandina di Curasì. Il Rocca non ci sta e prova a rientrare nel match faticando a trovare il pari che raggiunge al minuto 76 usufruendo di un penalty assegnatogli per un fallo di Drago ai danni di Protopapa. Si incarica della trasformazione Onofaro che batte Lionetto siglando il terzo centro nel campionato e ristabilendo la parità. Il gol accende il Rocca che prova a mettere la freccia sul finire di gara ancora con Onofaro, la cui punizione si perde sopra la traversa. Sorpasso che non si materializza nemmeno nell'extra time, quando una ripartenza micidiale dei locali consente a Di Gian Domenico di avere una doppia occasione. La prima respinta e nel proseguo dell'azione il palo e Micalizzi salvano la porta di Lionetto. Finisce senza vincitori né vinti il derby del comunale con i gialloverdi che perdono la vetta della graduatoria ora appannaggio della rivelazione sfarandina. Gioia contenuta nell'ambiente paladino, felici per il punto strappato ma consapevoli che la strada è ancora in salita. Ritorniamo in studio dopo aver visto questi match, naturalmente abbiamo visto la Sfarandina e naturalmente ho più volte detto c'è la sinergia di tutte le componenti, soprattutto c'è un pubblico che vi segue in ogni dove, possiamo dire. La domenica sono state veramente stupende perché se pensiamo che Cefalù è ad oltre 100 km da Castellumberto c'erano più di 50-60 persone tra il gruppo organizzato gli UTS che ringrazieremo sempre. Più tutte le famiglie dietro, 60 persone per 100 km dietro una squadra di una contrada, penso che in queste categorie non si veda. E quindi è un altro fattore importante per quanto riguarda questa stagione che naturalmente vede la Sfarandina meritatamente in testa, anche se il Rocca sicuramente ha un organico di tutto rispetto. E dopo aver vinto 4 gare consecutive in casa, magari è incappata in questo pari contro un'Orlandina che ha giocato bene, soprattutto a novara dei calciatori importantissimi, i fratelli La Torre, come Mantegna, sicuramente Curasì, tantissimi calciatori, il portiere Lionetto che è arrivato in questa sessione di mercato, sicuramente una squadra che dovrà risollevarsi come si dovrà risollevare il Due Torri, dicevamo, che ha operato qualche acquisto, sono arrivati Fantino dal Sinagra, è arrivato anche Peppe Masi dal Gioiosa, ma probabilmente perderà Manuel Genovese. Settimana prossima si torna in campo e c'è Sfarandina Acque Dolci.
Eh sì. Per tornare a match di tutto, diciamo, di tutto rispetto, c'è un altro derby, ma anche se sono tutti derby, però è un Acque Dolci che è subito dietro voi, diceva, ma 5 punti e vorrà vender cara la pelle. Sicuramente, poi vedendo la squadra che hanno, gli acquisti che hanno fatto, sarà dura. Venderemo cara la pelle, questo è poco ma sicuro. Poi il verdetto del campo lo accetteremo. Tra le altre cose hanno pure Vito Praticò, mi sembra che è sì, passato... Sì, l'abbiamo ceduto in questo mercato che è cominciato venerdì. Ringraziamo lui per questa breve esperienza, grandissima persona. Adesso ha fatto questa scelta. L'importante buon è che vi tenete il capocannoniere. Poi. Il capocannoniere è nostro e non si tocca. Allora, settimana prossima, Due Torri Futura, altro derby da non perdere, Orlandina Umbertina, Pettineo Rocca, San Basilio Proloco, Sfarandina Acque Dolci, Torre Novese San Fratello e 3S Calcio Castelluccesi, dicevamo, con 3S Futura e Due Torri che chiudono messamente nelle ultime posizioni di questo raggruppamento. Speriamo che il mercato dia ossigeno a queste squadre, perché naturalmente non è bello vedere queste squadre di tantissima storia proprio impantanate nei bassi fondi della graduatoria. Sbarchiamo nel torneo di prima categoria Girone D con il mister Pippo Squadrito, che con il suo Pro Falcone si sta ben comportando. In questa settimana ha vinto in esterno contro la Duilia 81-1-0 grazie a un gol di Furnari nella ripresa, però nei quartieri alti della graduatoria c'è ancora il duello tra la Virtus Milazzo e l'Aquila. Aquila che è prima in graduatoria, che nella giornata di sabato ha espugnato il catino della Promende Calcio, ovvero a Santa Lucia del Mela. Nella ripresa Cucinotta e una doppietta del neo arrivato Gabriele Piccolo danno 3 punti preziosi alla formazione di La Rocca. Sempre nella giornata di sabato, altro 3-0 in casa per la formazione della Virtus Milazzo di Caragliano, che con una doppietta di Trimboli in mezzo il gol di Torre piega la formazione della Nuova Azzurra. Sabato ancora, altra vittoria esterna della Milazzo Academy, che è la terza forza di questo campionato, 2-0 in trasferta, un rigore di Milazzo e un gol di Stagno per la formazione milazzese. Altra squadra appaiata insieme alla Milazzo Academy è la splendida Nuova Rinascita, che cala la sestina, possiamo dire, alla Montagna Reale. 6-0, tripletta di Spanò, gol di Adamo, Siragusano e Sages. Tra le altre cose, il Montagna Reale oggi è sceso in campo e purtroppo per la formazione di Montagna Reale, altra sonora sconfitta, 5-0 nel recupero contro il Rodin Milici. Rodin Milici che, facendo un passo indietro, domenica aveva pareggiato 2-2 con il Saponara nella ripresa. Doppietta di Calabro per i locali, Aricò su rigore e Virgilio Lito per il Saponara. Altra sconfitta interna, quella del Furnari in casa con il Monforte San Giorgio. Nella ripresa un gol di Lisa dà 3 punti fondamentali al Monforte San Giorgio e soprattutto la prima vittoria stagionale, e salta la panchina del Furnari. Infatti Girolamo Pino non è più in sella alla formazione furnarese, naturalmente perché la situazione non era delle migliori. Quinta sconfitta consecutiva, mai un pari in stagione. Mister Squadrito, allora, da dove partiamo? Partiamo da questo Pro Falcone che è seconda vittoria consecutiva, in esterno soprattutto, è una squadra ottima che si trova in una posizione di centro classifica, sicuramente le vostre sono delle... non avete pretese di vincita del torneo, ma naturalmente bisogna fare più punti possibili per stare abbastanza tranquilli. Hai detto bene, dobbiamo fare più punti possibili. Il sottoscritto e la società ci siamo prefissati 3 obiettivi. Il primo obiettivo è sicuramente quello di conquistare il più presto possibile la salvezza. Poi il secondo è quello di cercare di valorizzare i giovani provenienti dal sottoregionile del mister Mimmo Ingemi. E poi un altro obiettivo, poi magari te lo dico alla fine. Però dico, siete in linea con i programmi, possiamo dire, è un campionato tranquillo, sì. Siete a metà classifica, sì, qualche passo falso, però tutto sommato, sì. Soprattutto le vittorie esterne vi stanno dando quei punti importanti per, diciamo... andare avanti con molta tranquillità e senza avere qualche problema di essere risucchiati nella zona calda del campionato. Sì, infatti abbiamo fatto 2 bellissime vittorie in trasferta, la cosa importante è che non abbiamo subito gol, e già da 3 partite, anche la partita prima avevamo pareggiato contro la prima in classifica contro il Bafia senza prendere nessun gol. La squadra sta rispondendo bene, c'è entusiasmo e questo mi fa piacere, ringrazio la società,
da precisare che questa società all'inizio ancora nemmeno si sapeva se potesse iscrivere a campionato. Grazie all'impegno del primo cittadino di Falcone, il sindaco Paradore, Carmelo Paradore, ha fatto sì che questa squadra potesse iscriversi al campionato di prima categoria. Poi so che è stata formata una nuova società dove sono entrati nuovi dirigenti, sono rimasti due sempre i pilastri, io li chiamo i pilastri della certo, società, che sono Carmelo Fazio e il presidente Alessandro Mendolia. Sono entrati tre nuovi dirigenti che hanno portato entusiasmo, Mario Gitto, Emanuele Sciagura e Salvatore Barresi. Che questi veramente io li voglio ringraziare, sono sempre presenti tutte le sere al campo, anche se piove, c'è freddo, sono sempre presenti, non fanno mancare nulla ai giocatori. E diciamo anche, cercano durante la settimana anche nei momenti difficili, perché abbiamo attraversato anche momenti non belli, cercando di fare qualche schidicchiata durante la settimana. Praticamente ci vuoi dire, caro mister, che ci sono tutte le possibilità per continuare a fare calcio a Falcone? Sì, ci sono dei buoni presupposti sì, per far bene, questo sicuramente. E questo ci fa naturalmente estremo piacere. Andiamo a vedere, perché abbiamo tre sintesi grazie a Paolo Munafuo e ai suoi collaboratori in questo girone. Non abbiamo la vittoria del Pro Falcone, però abbiamo le due prime della classe, Virtus Milazzo contro Nuova Azzurra, poi andiamo a vedere Promende Aquila ed infine anche il match di domenica, Rodimirici Saponara. La Virtus Milazzo batte la Nuova Azzurra e fa su il derby del Salmeri. Finisce 3-0 per i rossoblu di Caragliano che, grazie ad una buona prova ma anche ad una superiorità numerica per più di un tempo e mezzo, centrano la quarta vittoria consecutiva, ottava complessiva in campionato. Tre punti importanti per i mamertini che rimangono così ad una sola lunghezza dall'Aquila capolista. Una gara che si accende subito e al 17esimo l'estremo della Nuova Azzurra Grinò esce malissimo su Impalà lanciato a rete, beccandosi dal signor Mattace Raso il rosso diretto. Nuova Azzurra quindi in 10 uomini è costretta a sostituire Bellinvia per Carmelo Marcini che va in porta. La successiva punizione di Calderone poi si perde di poco alta. La superiorità numerica viene comunque sfruttata appieno dalla Virtus che 10 minuti dopo passa, quando Trimboli approfitta di un'uscita difettosa di Marcini e da pochi passi mette in rete il pallone che di fatto spiana i suoi la strada verso la vittoria. Per Trimboli è la terza rete in campionato. Il vantaggio carica la squadra di Caragliano che 60 secondi dopo sfiora il raddoppio con Torre, il cui tiro ravvicinato costringe Marcini agli straordinari. Il 2-0 è rimandato comunque solo di 5 minuti, quando Trimboli apparecchia per Antonio Torre, che non può sbagliare il pallone del 2-0 Virtus. Per il capocannoniere del torneo si tratta della 13esima rete stagionale, 11esima in campionato. La Virtus spinge ancora e al 25esimo una conclusione del solito Trimboli non inquadra la porta per questioni di centimetri. Porta che lo stesso Trimboli però c'entra nella ripresa, quando al minuto 52 raccoglie l'assist di Benenati e con un pallonetto di testa scavalca Marcini per il gol che vale il tris, la sua doppietta personale e il suo quarto sigillo in campionato. Nonostante sotto di tre gol, la Nuova Azzurra non si perde d'animo, provandoci al 56esimo con Marcini che su punizione dal limite impegna Taranto alla deviazione in angolo. Dal successivo corner Molino calcia a colpo sicuro con Marcini che non riesce a trovare la porta sotto misura. Poi la Virtus torna a macinare gioco sfiorando a più riprese la rete del poker. Ci prova al 75esimo con Costa e poi per due volte con Tritone al 59esimo e al 65esimo. Ma i loro tentativi vengono prontamente sventati dall'attento Marcini. Attento si fa trovare anche il portiere della Virtus Taranto che al minuto 66 blocca in tuffo il piazzato di Federico Calabro. Infine con la Nuova Azzurra protesa in avanti alla ricerca del gol, in contropiede la formazione di casa ha l'ennesima occasione per andare in rete, ma Cusumano solo davanti a Marcini non c'entra clamorosamente la porta. Finisce così con la Virtus che sale in classifica a quota 24 punti e si prepara nel migliore dei modi al match clou di domenica a Bafia contro la capolista Aquila. La partita la dovevamo vincerla proprio per presentarci a Bafia con un morale alto e i ragazzi hanno giocato bene a sprazzi. Andremo lì a viso aperto, ci giochiamo la partita, non andiamo a giocare per il pareggio ma andiamo a giocarci la partita tranquillamente. Per ora il Bafia è avanti e quindi ogni tanto guardiamo anche la classifica. Magari tra qualche settimana la classifica non la guarderemo più. Sicuramente il risultato non sarebbe stato questo se l'espulsione del nostro portiere non avesse un attimino pregiudicato tutto l'iter. Comunque sono fiero dei miei ragazzi che hanno lottato in 10 fino all'ultimo. È un risultato un po' pesante ovviamente perché potevamo far meglio, ecco.
L'Aquila dimostra di non soffrire di vertigini e con il punteggio di 3-0 passa anche al Gaetano Scirea di Santa Lucia del Mela. Tre come punti che permettono ai biancorossi di La Rocca di mantenere la testa della classifica e una lunghezza di vantaggio sulla Virtus Milazzo, prossimo avversario proprio della formazione di Bafia. Successo sudato della capolista contro una Promende che ha venduto cara la pelle, rendendosi pericolosa in apertura, prima con un diagonale di Francesco Livari e poi con un colpo di testa di Manna prontamente bloccati da Drago. La migliore occasione del primo tempo però la costruisce l'Aquila, quando al minuto 35 Matai lancia il neoacquisto Piccolo che solo davanti a Messina sciupa incredibilmente la palla del vantaggio. Lo stesso Piccolo ci prova anche su punizione pochi minuti dopo, ma l'estremo giallorosso risponde presente. Nella ripresa è subito la Promende però ad avere l'occasione per passare con Cirino, che al volo col sinistro non inquadra il bersaglio da buona posizione. Porta che al 50° centra invece l'Aquila, quando Cucinotta, perfettamente servito in aria da Piccolo, scavalca Messina con un preciso pallonetto portando in vantaggio i biancorossi. Per Cucinotta è la prima rete in campionato. I locali tentano di reagire, al 60° Stramandino calcia da fuori area sfiorando di poco la traversa. Poi l'Aquila spinge alla ricerca del raddoppio, provandoci al 65° con Mario Milone, ma il suo sinistro si perde alto. E tre minuti dopo con Piccolo, che ben smarcato in aria da un colpo di tacco di Cucinotta, spara clamorosamente sul fondo. Gli sforzi dei biancorossi però vengono premiati al minuto 76, quando l'ultimo arrivato Guglielmo Torre serve a centroaria lo smarcato Piccolo, che da pochi passi non sbaglia il gol che vale il raddoppio. Esordio dunque bagnato per l'ex Protonarella, che 4 minuti dopo concede anche il bis, riprendendo il servizio di Cucinotta e battendo Messina con un destro ravvicinato. 3-0 per l'Aquila e doppietta per Gabriele Piccolo. L'ultima occasione del match è ancora di marca ospite, con Torre che calcia da fuori aria sfiorando di poco il palo. Il 3-0 finale consegna dunque all'Aquila l'ottava vittoria, terza esterna in campionato e il punto numero 25 che consente ai biancorossi di arrivare al match clou di domenica contro la Virtus avanti di una lunghezza. Una buona prova contro una squadra che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo, anche perché noi eravamo un pochettino molli sulle gambe. Nel secondo tempo siamo entrati più decisi di fare bene e siamo riusciti a sbloccare subito il risultato. Di là in avanti ci siamo difesi e nelle ripartenze siamo riusciti a fare il secondo e la terza rete. I ragazzi stanno rispondendo bene e oggi abbiamo avuto due nuovi innesti che hanno dato man forte alla squadra e speriamo bene per il futuro e di prepararci bene per il proseguo del campionato. Gol e spettacolo al Pietro Paglio, finisce 2-2 tra Rodin Milice e Saponara al termine di 96 minuti intensi e ricchi di emozioni. Sul neutro di Bafia per l'impraticabilità del comunale Iarisi, la formazione giallo-blu di Campisi non riesce a ritrovare la vittoria che in campionato manca dal 12 novembre scorso. Un punto che alla fine accontenta più gli ospiti di Miceli, che in 10 uomini acciuffano un pareggio che sembrava ormai sperato. Parte bene il Rodin che al sesto busta già alla porta di Gulli con un diagonale di Torre che l'estremo ospite blocca in tuffo. La risposta del Saponara immediate sul capovolgimento di fronte i biancorossi ci provano, prima con Doddis ma il suo tiro si perde di poco alto e poi con lo Monaco che dal limite dell'area costringe Torre alla deviazione in angolo. L'occasione migliore però è di Marca Rodì quando Baglione lancia campo che presentatosi solo davanti al portiere sciupa clamorosamente la palla del vantaggio. Nella ripresa locali subito all'attacco e pericolosi tre volte, al 46° con Torre che da buona posizione alza troppo la mira, 4 minuti dopo con Calabro il cui tiro ravvicinato trova la respinta di Previti e al 51° con Fazio che dai 16 metri manda di poco al lato. Gli sforzi del Rodin Milici però vengono premiati al minuto 56 quando il neo entrato Puglisi va via alla difesa del Saponara partendo in posizione di fuorigioco e da grande altruista serve poi Calabro che di testa batte Gulli per il gol dell'1-0 gialloblu. Per Calabro è la quarta rete in campionato. La gioia dei locali però dura poco perché 4 minuti più tardi il Saponara conquista un calcio di rigore per l'atterramento in area di Lo Monaco da parte di Lombardo. Dagli 11 metri lo specialista Rigò non sbaglia e fa 1-1. Per il numero 7 biancorosso è il terzo sigillo in campionato. Il pareggio subito comunque non demoralizza il Rodì che al 75° costruisce l'occasione del nuovo vantaggio, ma Cicero, ben smarcato in aria da Calabro, tira incredibilmente sul fondo. I gialloblu spingono ancora e 120 secondi dopo solo l'intervento di Comunale nega a Milia la gioia del gol. Gol che la formazione di Campisi però mette a segno al minuto 72, quando Calabro raccoglie il perfetto suggerimento
fallimento di Cicero e a porta vuota insacca il pallone del 2-1 per i suoi. Per l'attaccante gialloblu, doppietta personale e quinta rete stagionale. La formazione di Miceli però ha il merito di non perdere la calma e continuare a giocare. Così all'80esimo l'estremo rodiese Torre deve superarsi sul tentativo ravvicinato di Arigò. Un minuto dopo poi il Saponara rimane in 10 uomini per il secondo giallo che il signor Scilletta di Catania mostra al centrocampista Rizzo. Ma nonostante sotto di un gol e di un uomo, gli ospiti credono nel pareggio e all'87esimo lo trovano con Virgillito, che riprende una respinta di Torre sul precedente colpo di testa di Comunale e da posizione defilata insacca il pallone del definitivo 2-2 per Virgillito e la quinta rete in campionato. Nel finale poi il Rodimilici si riversa in avanti alla disperata ricerca della vittoria e al 96esimo Puglisi calcia col destro, ma Comunale ci mette il piede e manda in angolo. Il 2-2 finale consegna al Rodil primo pareggio in campionato e il punto numero 10 in classifica, mentre il Saponara al suo secondo pari esterno raggiunge quota 14 portandosi in quinta posizione. Scorpacciata di gol, ne abbiamo visti 10 in 3 gare su 20 complessive della giornata e salgono a 146 in totale in questo raggruppamento. E come abbiamo detto, settimana prossima, l'avete anche ascoltato, ci sarà proprio Aquila-Virtus, quindi sarà un secondo fine settimana di dicembre abbastanza scoppiettante nonostante le temperature rigide in tutti i campionati. Voi siete state l'unica squadra che avete messo sotto, possiamo dire così, l'Aquila, perché non conosce altri risultati tranne le vittorie, un pari con il Pro Falcone. In ottica Aquila Virtus, che cosa ti senti di dire, mister? Ma io la Virtus ancora non l'ho incontrata, la incontreremo fra qualche settimana. Mi sembra dopo questa qua che ci abbiamo adesso contro la Promende, poi la prossima giocheremo a Milazzo. Beh, l'Aquila Bafia l'abbiamo incontrata, l'ho detto anche nell'intervista, abbiamo disputato un'ottima partita. E anche se loro avevano qualche elemento fuori per infortunio, abbiamo disputato secondo me una delle più belle partite fino adesso. E certo, domenica ci sarà questo incontro, questo scontro al vertice, diciamo, Aquila Virtus Milazzo. Io non me ne vogliono male questi qua, gli amici di Milazzo, dico tifo per l'Aquila Bafia, anche perché ci ho giocato 2 anni, ci ho allenato là 2 anni, una società, un'ottima società, veramente, che persone splendide, persone che amano veramente questo sport. Benissimo, e allora abbiamo scoperto per chi farà il tifo il mister del, anche se hai fermato proprio l'Aquila con il tuo Pro Falcone, quindi si vede che sei un professionista serio. E naturalmente, come sappiamo, sarà un match importantissimo, ci saranno le nostre telecamere, sarà sicuramente un match da non perdere, e soprattutto i due tecnici li ho sentiti, mi hanno detto l'importante è che sia una bella giornata di sport. Andiamo in chiusura, Aquila Virtus abbiamo detto, Milazzo Academy Rodimilici, Monforte Orsa, Montagna Reale Duilia, Nuova Azzurra Furnari Portorosa, Pro Falcone Promende Calcio e Saponara Nuova Rinascita. Naturalmente a Bafia si presenterà Torre, che è sempre più capocannoniere con 11 gol in questo torneo, e naturalmente sta facendo la voce grossa l'ottimo ex giocatore del Pro Tonnarella. Andiamo alle battute finali, prima di dirvi che naturalmente nel campionato di seconda categoria la Nasitana è prima in graduatoria perché è riuscita a vincere con il Rosmarino 4-0 e vincono soprattutto tutte le Nebroidee. La Lontina sbanca Messina contro la formazione della Luci, anche il Mistretta riesce a vincere a Saponara e il Tortorici con il Real Merì. Nasitana 16 punti, 14 Ludica, 13 a Lontina e Mistretta, quindi altro campionato all'insegna delle squadre Nebroidee. Dove arriverà questa sfarandina, caro Diego? E soprattutto cosa ti senti di dire a tutto l'ambiente sfarandino? Allora, io dico solo di crederci. No, noi non molleremo. Dove arriverà? Non lo so. Spero in più in alto possibile. Non puntiamo, non crediamo di vincere il campionato. Speriamo nei playoff, che già è qualcosa di eccezionale per una squadra come la sfarandina. E come ho detto poc'anzi, quello che arriva ci prenderemo. I vostri cugini dell'Umbertina? Sono lì, anche loro hanno fatto un bel mercato a inizio stagione. Adesso sono lì, ma penso che anche loro lotteranno per i playoff. Vedremo. Chissà, magari che ci sarà un playoff Sfarandina-Umbertina e si salvi chi può. Matteo, ormai se rientra pure Ciccio Gullà, questa squadra deve cambiare questa inerzia di questo torneo, perché non si può più scherzare. Sì, te l'ho detto prima, sono molto positivo, faremo un grande giro di ritorno. L'obiettivo è arrivare nelle prime 3, da inizio anno, e ce la dobbiamo fare. Il tuo ex Sinagra si salverà? Molto facilmente, credo.
L'ho lasciato per ultimo questo discorso con te perché naturalmente una delle motivazioni per cui ti ho voluto qua è perché sicuramente tu sei stato insignito qualche settimana fa di un premio che naturalmente tutti gradiremo, perché il gesto che hai fatto tu, vedremo se partirà qualche fermo immagine di quel che è accaduto il 17 novembre se non mi sbaglio a Bruxelles, è un qualcosa di importante. In poche parole, che cosa ti rimane di tutta questa situazione, possiamo dire di tutto questo gesto e tutto questo essere su tutti i giornali e su tutte le cronache sportive in positivo? È stato un premio che veramente ricevere un premio del genere per me è stata la cosa più bella, dico, sicuramente. Questo premio io lo voglio condividere insieme a tutti quanti i miei colleghi perché dedichiamo tantissimo tempo nei campi del calcio e io sono convinto che tutti i miei colleghi, non solo io, tutti i miei colleghi cercano sempre di insegnare ai propri giocatori i veri valori sportivi. Questa è la cosa più importante, ne sono convinto. E infatti, ne siamo convinti di tutto e bisogna ripartire da questo, dai giovani come ha detto Diego Raffaele, perché a Castellumberto, a Sfaranda vogliono naturalmente ripartire dai giovani come sono partiti da Sant'Angelo, da Sinagra, anche da Falcone, ma soprattutto i giovani sono il futuro del calcio, ma soprattutto i giovani che devono essere incanalati proprio con... Ti volevo dire l'ultimo obiettivo. Sì. Ah, vero, eravamo in debito con l'ultimo obiettivo che devi illustrarci. Allora, io sono andato a Falcone... E sono stato sponsorizzato in primis dal primo cittadino di Falcone, il sindaco, perché ricordo quando c'è stato quel gesto l'anno scorso nel derby, lui è stato il primo a entrare negli spogliatoi a complimentarsi con me e lui ha voluto fortemente la mia presenza alla guida tecnica del Pro Falcone. Io spero di non deluderlo, soprattutto di vincere la Coppa Disciplina. E questa è la cosa, questo è il terzo obiettivo che dicevo prima. Che volevo dirvi, e in questo momento ci troviamo al primo posto, dico, speriamo di continuare così, siamo la prima nel nostro girone come premio disciplina, siamo nelle prime 10 di tutta la Sicilia, tutti i gironi, e questo dico, speriamo di portare... Speriamo che questo trend arrivi fino alla fine... Sì, per me sarebbe la, come si dice, la ciliegina sulla torta. Naturalmente, lo auspichiamo anche noi e te lo auguriamo. Grazie Diego Raffaele, in bocca al lupo per la tua Sfarandina e grazie per la collaborazione che dai a Nebrodi in campo e un saluto a tutto l'ambiente. Grazie Matteo, naturalmente dobbiamo invertire la tendenza. Naturalmente, grazie a te e buona grazie mister, complimenti ancora per il gesto, per il Pro Falcone e per tutto. Grazie a voi. Grazie a tutti i tecnici, naturalmente settimana prossima, seconda puntata di dicembre di Nebrodi in campo. Grazie e buonanotte.